Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Come tutti sappiamo, oggi la Chiesa celebra la solennità di ogni santi, una festa bellissima che ci fa volgere lo sguardo verso il mistero del paradiso, un mistero letificante, beatificante. Questa è una giornata di grande gioia e che deve aprire tutti quanti i nostri cuori alla speranza. Vediamo, contempliamo in una sola celebrazione tutti i santi del cielo, di tutti i tipi, dai martiri fino ai santi più comuni che si sono santificati nelle circostanze ordinarie della vita. Vorrei con voi provare a penetrare un pochino nel senso di questa festa, perché questa festa, per essere ben vissuta, come dire, deve essere ben compresa. Perché questa festa è anzitutto una santa provocazione a ciascuno di noi. Abbiamo ascoltato il Vangelo, beati, 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 no? Ieri sera abbiamo approfondito un po' di beatitudini. Beato in greco si dice Makarios. Makarios in greco significa letteralmente persona felice. Cioè, noi sappiamo che cosa fanno i santi nel cielo, che cosa succede in paradiso. In paradiso si gode la visione beatifica, si dice facium facere beatum, cioè vedere ciò che ti fa felice. La beatitudine è uno stato ininterrotto di felicità. Questo è quello che vivono i santi. Allora, quando il Vangelo dice beati, 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 sta attento, io oggi ti sto dando il segreto della felicità. Sapete che anche i filosofi pagani, tra cui il buon Aristotele, dicevano queste cose. Su una cosa siamo tutti d'accordo, sicuro? Cioè, se tu parli con qualunque essere umano, cattolico, protestante, ortodosso, non lo so, sciamano, shintoista, brahmanista, tutto quello islamico, chi te parla, d'accordo? E tu gli dici, senti un attimo, parliamoci da uomo a uomo, tu vuoi essere felice nella vita, se ti dice di no, non è normale, insomma, è fuori di testa. Quindi che ogni uomo cerchi la felicità è indubbio. Tutti voi che state qui dentro, cercate come me, cerchiamo meglio per vedere, o almeno desideriamo di essere felici. Solo che dovevo farci una domanda. Io la faccio, sto provando a fare questi percorsi con i giovani, non più tanto giovani che sono vicino alla mia venerabile età, diciamo, della parrocchia, con dei percorsi, diciamo così, che stimolano la presa di coscienza del nostro essere. Allora, perché se tu non te le fai certe domande, non ti rispondi, tu vivi, perdonatemi l'espressione, non vuole essere offensiva, ma come una sorta di vegetale, nel senso che la vita ti scorre addosso giorno dopo giorno e tu non sai neanche molto bene che stai a fare, dove vai, capite? Che fai? Allora, secondo te, questa è una domanda che ognuno deve rispondere nel cuore, cosa significa essere felice? Vuoi essere felice? Hai trovato un sistema. Che cos'è la felicità? Qui si apre, adesso faccio un po' di esempi, chiaramente, per aiutare a cercare. Dice, guarda, io sarei felice se per tutta la vita mi si mantiene la salute. Niente sofferenze fisiche e niente ospedale. E già qua, arrivo fino a 90 anni e mi muoio di vecchiaia tranquillo senza grandi sofferenze. È già qualcosa. Però dobbiamo dirci, no, io invece sono felice se trovo il grande amore della mia vita, quindi se riesco a fare un matrimonio, una famiglia proprio bella, d'accordo, non lo so, con tanti figli, oppure con un figlio solo perché due sono troppo, dopo quando c'è troppo fastidio e poi non mi posso troppo divertire, d'accordo? Cioè sono domande molto molto concrete perché dovete fare queste cose, oppure sono felice se c'ho un sacco di soldi, posso togliere tutti quanti gli sfizi, posso andarmene in vacanza, posso dire vado una settimana in ferie, posso farmi la settimana bianca, la settimana rossa, la settimana verde, tutto quello che mi pare. Capite? Oppure voglio diventare qualcuno, d'accordo? Voglio scalare, questi sono i desideri proibiti che molti ce l'hanno, ma non li confessano al confessore, se li confessano anche a se stessi, i grandi desideri cominciano ad essere proibiti. Capite? C'è una parte della nostra coscienza che ci rimprovera quei desideri un po' così, però purtroppo molti ce l'hanno, d'accordo? Spero non i presenti, sto parlando tanto per fare qualche esempio, ed è bene confessarsi. Voglio andare in alto, voglio diventare il presidente degli Stati Uniti, voglio diventare il capo del governo, d'accordo? Voglio diventare qualcuno, voglio comandare, capite?
desideri, purtroppo, lo sappiamo, lo sapete che, perdonatemi, i delinquenti, i camorristi, i mafiosi, il problema di questa gente qui è comandare, agio comandare, esercitare questo che tu senti qualcuno da denti forti, con la violenza e con i soldi, comandi e domini e lo Stato, chi è lo Stato, comando io, lo Stato non conta niente. Questo non è un bel desiderio, però se tu parli con un boss della mafia, d'accordo? Speriamo che non si arrabbia la cosa da morire. Per te cos'è la vita? Io voglio comandare, comando io, voglio avere un sacco di soldi e voglio avere il controllo della situazione. Voglio che le persone mi temano, d'accordo? Che pensano a mappa, a posto di mafia, tutti che si muovono, che capito? Questo c'è un bel desiderio. Poi possiamo sempre scendere. Ci sono altri desideri proibiti. Voglio godermi tutti i piaceri della vita. Qui ci sta qualche piccolo innocente, quindi lasciamo un po' di spazio alla fantasia per non turbare le coscienze. Questo purtroppo, a quello che vediamo in giro, è un desiderio, ahimè, non poco diffuso oggi. Quindi, tra l'altro incarnato anche da qualche cantautore, che io in passato citavo, insomma, che ha come legge della vita, capite? Questa è una ricetta della felicità, che c'è anche un nome filosofico, si chiama l'edonismo, cioè la felicità uguale godermi il più possibile tutti i piaceri della vita, d'accordo? I piaceri della carne, i piaceri della tavola, non so, i piaceri della vista, come va poco dei film, delle telenovela, tutte queste cose qua. Guardate che chiunque di noi c'ha qualcosa di questo, o è singolo, o è misto, o è plurimo, per forza, d'accordo? Per forza. Qualcuno poi ha dei desideri impossibili, tipo il mito dell'eterna giovinezza, d'accordo? Allora cominciamo a 50-60 anni. Vengono le orecchiette, allora devi andare a fare, come si chiama, il tiraggio, d'accordo? C'è gente che ancora a 80 anni, con personaggi pubblici, in uno spettacolo, che tu li vedi, io dico sempre, ma io non vergognerei, se ci avessi un sacco di soldi, perché a 80-85 anni, scusate, ma se vede una completamente rifatto, cioè che non è naturale, io non vergogno, capito? Preferisco essere con quattro capelli, insomma, con quello con l'uno, almeno uno è normale. Al mito dell'eterna giovinezza, io non voglio invecchiare mai. Esorcizziamo la morte, ma adesso comincia il mese di novembre, da domani cambiamo le prediche, pensiamo che la morte non arriva mai e facciamo un mito dell'eterna giovinezza, siamo sempre giovani e belli. E questo, guardate che c'è gente oggi, non parlo con l'esperienza, ne so, io parlo in continuazione con le persone, tutti i santi giorni, d'accordo, in diretta, in differita, in media, tutto di rosamento, quindi conosco tante situazioni, c'è gente che è malata, per esempio, del corpo, anche gli uomini oggi, che sono peggio delle femmine a volte, d'accordo? Vanno dagli estetisti a volte, più uomini che le donne, ahimè, in questo nostro tempo sciagurato, e ciò persone che conosco fanno gli estetisti e che mi raccontano, meglio che non mi dico, trovando cosa dicono gli uomini. Ah, quello che è, qual è la sua felicità? Silhouette fisica perfetta, perché così tutti mi guardano, tutti mi cosa, ma sono un oggetto di attrazione, questo è, capito? Allora, figlioli miei cari, dentro uno di queste cose non vanno via. Cioè, o uno punta in basso, madonna, io voglio solo una vita tranquilla, senza troppi problemi, con un lavoro normale, con una famiglia, una bella casetta, e la sufficienza economica, niente malattie, arriviamo lì tranquillo a 95 anni. C'è chi punta in basso, c'è chi va in alto, c'è chi va sul proibito, chi va sull'impossibile, ma qualche cosa ci sta. Allora, oggi, la Chiesa ci dice un'altra cosa. Ce la dice non in linea teorica, ce la dice attraverso la voce di milioni. Guardate che i santi sono tanti, Quando cominciano sempre, quando parlano sempre, parlano male della Chiesa e cominciano a dire i peccati dei preti, dei vescovi, dei cardinali, dei fedeli laici, che vanno a messa e si battono a petto e poi fuori sono diavoli e che ti fanno passare la voglia alla Chiesa. Purtroppo alcune di queste cose possono pure succedere, però bisogna pure dire, attenta un attimo. Vogliamo parlare dei milioni di santi che ci stanno? Ma datemi da me, che io non ho letto tante delle vite dei santi, ce le spiego io, d'accordo? Ma sai la gente che ci sta, come ha vissuto, che vite che hanno condotto, vite divine pur essendo esseri umani. Non guardate soltanto quella parte, perché sapete che la Chiesa che sta sulla terra, a differenza di quella che sta in cielo, come dice Sant'Agostino, comprende nel suo seno quelli che andranno in paradiso. E non mi dispiace dire questa cosa, ma tra quelli che fanno parte della Chiesa sulla terra, sta pure qualcuno se va all'inferno, e noi non lo sappiamo chi tra quelli che stanno in cammino raggiungerà la salvezza e chi no.
certamente quelli che non si comportano bene, questo dobbiamo ricordarlo, e che non si comporteranno bene fino alla fine e non chiedono perdono fino alla fine, in paradiso non ce vanno, perché in paradiso entrano i santi. D'accordo? Allora oggi la Chiesa dice un'altra cosa. Tu ci hai mai pensato che se vuoi essere felice allora diventa santo? Ma no, santo, santo, santo come i santi. Cioè, e cosa fa a diventare santo? Dice, io voglio diventare santo. Ah, parte la predica della domenica scorsa. Devi cominciare a conoscere il nostro Signore bene, così come è Lui. Queste cose non le sentite dire fino a quando sono stato in moneta, che alla fine c'è dicendo, non abbattere, non ce la faccio più, d'accordo? Così come è Lui e non come te lo immagini tu, capite? Perché oggi, tante volte, tra preti scherziamo, cioè che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, ma oggi, vedete che oggi fanno un processo contrario, se creano Dio a immagine e somiglianza proprio, cioè mi faccio io l'idea di Dio che me la adatto un pochettino secondo a come mi piace, d'accordo? Allora, se alcune cose non sono d'accordo, non è d'accordo manco Dio, secondo me, però bisogna farci la pace con queste cose qui. Quindi la prima cosa è che dobbiamo, se vogliamo diventare santi, la celebrazione di oggi sarebbe lo scopo di farci diventare un po' di voglia di diventare santi, d'accordo? Uno, conoscere un po' meglio il nostro Signore, perché il nostro Signore non è ben conosciuto, meno che mai oggi. E quindi dedicarvi, come ho detto in altre omelie, spazi, tempi a questo. Se io voglio fare un sacco di soldi, e questa è la mia felicità, ma che faccio? Mi metto a lavorare, mi metto in vento tutti i colori, perché non è che tutti quanti i soldi piovono dal cielo, ma da fare qualcosa la vince. Capite? Nella vita, se tu c'hai un obiettivo, un obiettivo lo devi perseguire. A fianco alla conoscenza di Dio è molto utile. Io adesso vi farò arrivare in parrocchia prossimamente, l'ho detto anche ieri sera, la conoscenza di alcune vite dei santi, perché i santi ce ne stanno di tutti i tipi, di tutti, anche molto molto vicini. Dice, ma ora sono un po' padre di famiglia, ora madre di famiglia, la vita con un marchette santo, mica sono prete, mica sono frate, mica sono missionario, mica sono monaca di clausura, che te santo, ma come che te santo? Proprio santo, la Chiesa ha detto che la santità non è una nicchia per qualche personaggio eritante, d'accordo? Che, no, no, la santità è aperta a tutti, è aperta alle mamme di famiglia, è aperta alle mamme di famiglia, è aperta all'operaio, è aperta al donatore, è aperta all'operatore ecologico, non esistono preclusioni di nessun tipo, è aperto a chi si sposa e a chi non si sposa, chi fa una bella famiglia e a chi entra con me, a chiunque. Solo che certamente dobbiamo un attimo capire e essere anche edificati. Ci stanno santi ragazzi, ci stanno santi bambini, ci stanno santi adulti, santi laici, non sposati, sposati, sante mamme, sante spose, di tutto c'è, di tutto. E questi bisogna conoscere. Un'altra cosa molto importante per diventare santo è che bisogna crederci, cioè nel senso di dire, bene, io ci credo veramente che diventerò felice se divento santo. Ma perché si diventa felice se si diventa santi? Il discorso è molto molto semplice. Che cosa è in fondo essere santi? Dopo che ho conosciuto Dio, perché devo conoscere Dio? Devo conoscere Dio per imparare quello che Lui piace, quello che Lui vuole fare. Perché la santità, detta in due parole, significa fare la volontà di Dio, attenzione, al massimo grado possibile. Perché Dio su alcune cose ci dice, figlio mio, se non fai questa cosa ti fai del male, e questo è il peccato. Su altre cose ci dice, guarda, se non fai questa cosa non c'è niente di male, ma se fai quest'altra è meglio per te, non per lui, capito? Quindi ci sono vari livelli nella santità. Voi sapete che la Chiesa ci insegna che i santi sono quelli che hanno vissuto le virtù cristiane non in maniera ordinaria, ma in maniera, si dice, eroica. Quindi sono andati, hanno messo la quinta. Nessuno ha corso tanto quanto la Madonna, perché la Madonna è una fuori quota, una pilota e assolutamente irraggiungibile. Però i santi hanno preso una bella Ferrari, hanno preso la quinta e sono andati con matti, d'accordo? Quindi senza, quindi a correre, parecchio. Questo è lasciato tutto quanto alla nostra libertà, quindi, perché Dio ci lascia liberi. Quindi intercetta la nostra risposta e si comporta in base a come noi rispondiamo. Allora, se uno veramente ci crede, allora, e perché questa sarebbe la felicità? Perché il discorso è molto semplice e concludiamo come dire. Se essere santi vuol dire fare la volontà di Dio, e se io faccio la volontà di Dio, chiaramente se la conosco,
Perché io investo su questo? Perché il discorso proprio a monte è questo. Esiste Dio oppure no? Ma come stiamo di diventare santo? Un motivo manco esiste. Eh no, ma tu ci devi pensare. Esiste veramente Dio? Se esiste mi vuole veramente bene. Quindi se mi dice di fare una cosa, lo dice veramente per il mio bene o no? Esiste veramente il paradiso o no? La felicità per cui l'uomo è stato creato è veramente il paradiso, quindi il fallimento della vita è la dannazione, è fallire l'obiettivo del paradiso, che non è un'ipotesi remota, è un'ipotesi possibile, purtroppo, non per volontà di Dio, ma per mancata risposta positiva da parte dell'uomo alla sua vocazione. Che la vocazione dell'uomo, qual è la tua vocazione? Quando uno parla della vocazione, comincia a pensare, ah, non io prendo il cervello. No, no, la vocazione è sempre, è già la seconda vocazione, ma c'è una prima vocazione, una prima chiamata, che Dio ha fatto tutti quanti, sapete qual è la prima chiamata che Dio ha fatto tutti quanti? La chiamata, un invito. Siate santi perché io, il Signore, sono santo. Questo è il giorno del nostro battesimo, questa chiamata è stata instillata nel nostro cuore. Voi sapete che la chiamata, bisogna non rispondere, qualcuno mi chiama, Leonardo, io posso la vita non sentirlo, oppure posso dire, e poi ho risposto. Quindi la chiamata esige una risposta, indifferenza, risposta scocciata, tu risposta dimmi, e inizia un dialogo, capite? Quindi la domanda di fondo, come ogni festa e come ogni cerimonia, è attenzione, perché se Dio esiste, mi vuole bene, e quando mi parla per il mio bene, e se mi promette, me lo promette, se fai questo sarai felice, questo già dall'Antico Testamento, e non solo felice perché andrai in paradiso, perché i santi cominciano a essere felici qui, non dopo. E il Vangelo non dice saranno beati i poveri spirito, saranno beati i figli, no, non dice che sono beati adesso, e oltre alla beatitudine che c'hanno adesso riceveranno anche la ricompensa in cielo. Capite? Allora i santi sono una testimonianza vivente. Questa ricetta funziona, che la felicità non è tutti quanti gli esempi con cui ho cominciato a riflettere con voi durante questa omelia, ma è altro. Solo che noi dobbiamo confrontarci con questo annuncio, vedere se ci crediamo ed eventualmente agire di conseguenza. Capite che dentro questo orizzonte cambia tutto quanto il rapporto che noi abbiamo con Dio. Ci aiuti la Madonna, insieme a tutti i santi, a riflettere bene su queste cose, perché la vita è la nostra, la vita tua è la tua, te la stai vivendo tu, ogni giorno che passa è un giorno di meno, e la tua vita prende la direzione che tu decidi di farti prendere, può cambiare in qualunque momento, ma il timone della vita lo governi tu. Il nostro Signore non ti obbliga a fare nulla, ti dà dei dolci inviti costantemente, sta a noi saper prendere e valorizzare per il nostro bene, che è anche la felicità di Dio, perché Dio è felice nella misura in cui noi, sue creature, siamo felici, cioè siamo santi. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.